della linea TR sono denominati multifunction. Abbiamo due differenti misure di camera, una di 18 che ci consente l'uso in gastronomia, pizzeria per la pizza al piatto, per fare la pizza in teglia e per la piccola pasticceria. L'altro di dimensioni di 27 cm lo possiamo, oltre a tutto il resto, lo possiamo utilizzare anche nella panificazione. La linea TR cosa fa? Ci dà l'opzione della vaporiera, che la possiamo usare e nella camera da 27, ma ce la dà anche per la camera da 18. Tutti i forni della linea TR sono dotati anche della valvola per la fuoriuscita dell'umidità. Come controllo dei propri forni usa sia la versione elettromeccanica che la versione digitale. Oggi siamo qui a presentarvi la versione digitale. Abbiamo formato il nostro pane, ma lo mettiamo in lievitazione. E impostiamo a 28 gradi per circa 3 ore. Questa possiamo raggiungere da un minimo di 10 a un massimo di 70 gradi. Adesso andiamo a formare i nostri panettoni. Li mettiamo a lievitare, accendiamo la camera, siamo sui 26 gradi. Abbiamo fatto riposare le nostre focacce, noi gli diamo un'ultima schiacciata e le mettiamo a lievitare. Andiamo a impostare il forno per infornare i nostri bignè. Nel frattempo mi lievita il pane. Diamo il 100% al cielo, gli do l'ok, poi il 100% alla platea, gli do l'ok e il forno a 205 gradi mi va bene. Andiamo a infornare i nostri bignè. Abbiamo preparato le lasagne stamattina, adesso le andiamo a infornare. Impostiamo il forno con il 100% il cielo. L'80% la platea. Una temperatura finale di 190 gradi e inforniamo per circa 20 minuti. Come abbiamo detto prima, questo forno è adatto anche a cuocere robe di pasticceria. In questo caso andiamo a infornare le nostre crostate. Me lo vado a impostare e gli diamo un 70% al cielo, perché avendo lo stampo sotto abbiamo bisogno di un po' più di spinta sulla platea, e impostiamo il 100% in platea per una temperatura finale all'interno della camera di 175 gradi. Sono passati 20 minuti, andiamo a sfornare le crostate. Andiamo a condire le nostre focacce pugliesi, sono pronti, belle lievitate. Siccome abbiamo la teglia, gli diamo 100% sotto, facciamo il 70% sopra, con una temperatura in camera di 230 gradi. Andiamo a infornare il pane, adesso lo vedete come lievitato. Facciamo una spolveratina di farina. Ci serve subito il 100% sopra, in modo che ci dà una bella spinta. 100% sopra, facciamo il 60% sotto, perché cuociamo direttamente sulla pietra, con una temperatura in camera di 230 gradi.
Mi vado a impostare anche la vaporiera, chiudo la valvola, perché il pane ha bisogno subito del vapore che si concentra. Imposto la vaporiera, imposto 11 secondi di fuoriuscita di vapore e vado ad infornare. Abbiamo le focacce pugliesi che sono pronte. Adesso andiamo a infornare le brioche. Gli diamo l'uovo per dorarle. Gli diamo il 100% sotto, che poi a metà cottura andremo un attimo a scalare. 60% il cielo. 180 gradi di temperatura nella camera. Andiamo a chiudere la valvola e poi andremo ad aprire per asciugarli a fine cottura. Andiamo a infornare per circa 20 minuti. Eccoci arrivati al momento di infornare i panettoni. Il panettone non ti dà margine d'errore. È per impastare e soprattutto anche per le cotture, quindi se non abbiamo una struttura che è capace, che è ad alti livelli, il panettone non ci verrà mai bene. Impostando il forno 100% il cielo e 40 la platea con una temperatura in camera di 160 gradi, andiamo a infornare i panettoni. Stirata romana, cottura perfetta, qui sotto andiamo a guardare.